Ragazzi, benvenuti al nostro terzo video, che sarebbe la seconda parte di quello che come nel titolo ho scritto, era il trattamento di Milagro. Cioè, trattamento non è proprio la parola giusta, l'avrete forse notato nel video, però, nel video precedente, però voglio dire, si intende la cura dei minerali, quindi. E questi sono i minerali che abbiamo trovato, no? E voi insieme a me nello scorso video. Che cosa dobbiamo fare adesso? Sì, laviamo. L'acqua è uno dei modi in cui si può lavare un minerale, nel caso della calcite, perché gli acidi la corrodono, c'è un acido in particolare che la corrode e che però ci permette di identificarla, e solo che al momento non ci interessa vedere tutti gli acidi, diciamo. È una cosa generale, quindi gli acidi che appunto ci sono gli acidi, ma come basta anche dell'acqua, perché gli acidi possono anche recare danni ai minerali, e per pulire un minerale più bello, questo è calcite, però un minerale più bello, se noi per esempio troviamo un quarzo con della calcite sopra, l'acido ci permette di togliere la calcite se non la desideriamo sopra, e ci permette di lasciare il quarzo. Quindi adesso si inizia a lavare i minerali, no? Come? In questo modo, prendendoli e sciacquandoli in questo modo, e poi asciughiamo. Possiamo già vedere un primo risultato, anche se, come ho già detto nell'altro video, mi scuso per la pessima qualità, però diciamo si vede che già sono meglio puliti, ma non sono puliti bene. Se non siete soddisfatti magari di questo risultato, perché sono rimasti magari un po' di sporcezza è rimasta, no? Se non siete soddisfatti potete anche farlo in un altro modo. Possiamo per esempio possiamo pensare di prendere un oggetto appuntito piccolo come un ago, un chiodo, o meglio ancora uno stuzzicadente di legno che non grassi e danneggi il minerale, e si va a pulire in mezzo. Io faccio così, anche se in genere in questi casi, in questi minerali così, non c'è bisogno di, no? Continuiamo a sciacquare gli altri minerali, poi li asciughiamo e poi continuiamo a lavare tutti gli altri, stando attenti ai campioni particolari come questo. A questo devo stare attento, perché è un campione che vedete presenta qui un verso minerale che può essere anche molto più fragile, e io non devo assolutamente danneggiarlo. Vi voglio ricordare che ci saranno anche altri video che vedremo in cui andiamo alla ricerca dei minerali. Quindi adesso lasciatemi alla pulizia dei minerali e vi do appuntamento direttamente al prossimo video. Quindi adesso ci mettiamo e li laviamo, e poi nel prossimo video magari vediamo come poterli sistemare in maniera insomma, come poterli sistemare in modo tale che possano risultare belli. Quindi andiamo a vedere ad esempio che li mettiamo in una pica, però di questo parleremo nel prossimo video. Adesso scusate, ma come dire, inizio a lavare i minerali, quindi di nuovo acqua e puliamo i nostri campioni. Ragazzi, ciao e al prossimo video, non perdetelo. Ah, piccolo postscriptum. I vostri minerali potete benissimo, no? Lasciare asciugare anche al sole, questo mi ero dimenticato di sottolineare. Quindi prima di concludere vi voglio ricordare che i nostri minerali va bene l'asciugamano, ma anche
bambini, metterli, diciamo, al sole, ad asciugare, e se notate che in qualche spazietto piccolino magari ci possa essere un po' di sporcizia, con un cotton fiocco o uno stuzzicadenti si può sempre, diciamo, togliere con delicatezza, approfittando del fatto che avendo la bagnata è morbida. Bene, adesso possiamo veramente salutarci, ciao e al prossimo video.